Un'auto tecnologica deve essere per forza grande? No. E questo è il concetto che sta dietro alla Volvo V40, una macchina che già nel 2012 ha introdotto molti dispositivi nuovi per un'auto di queste dimensioni. Vediamo allora com'è cambiata con il restyling in questa prova del perché comprarla. Fuori com'è? Come vedete, non è stata stravolta rispetto al modello precedente. A livello estetico quindi si tratta di un aggiornamento leggero, con i nuovi fari anteriori che hanno luci a LED a forma di martello, per la precisione il martello di Thor, il dio scandinavo del tuono. Si tratta di un elemento che caratterizza tutte le Volvo più recenti, XC90, V90 ed S90. I fanali posteriori invece non sono stati praticamente modificati, se non per un effetto brunito, e per il resto le novità più importanti sono i 5 nuovi colori di carrozzeria e 8 diversi tipi di cerchi in lega. È spaziosa? Dentro non è enorme, considerando che fuori è lunga poco meno di 4,40 m. 324 litri di capacità minima infatti non sono molti rispetto a concorrenti anche più corte. La forma non è molto regolare, la sponda è alta e invece il gradino dietro gli schienali è pensato per bloccare gli oggetti in caso di incidente. I rivestimenti sono buoni, ci sono pochi ganci e la presa elettrica non è di serie, come la ruota di scorta o il sedile anteriore abbattibile in avanti per caricare oggetti lunghi. Il passaruota sporge e stringe lo spazio per salire e scendere. Poi, quando si sta seduti, lo spazio per i piedi in realtà non è male, ma già io che sono 1,75 m quasi tocco con la testa e per le gambe ho pochi centimetri. Al centro lo spazio è ancora meno, ma c'è un portabottiglie furbo e un bel bracciolo. Mancano delle prese elettriche e delle bocchette. Se ho dei bambini? L'apertura delle porte e l'accesso sono stretti, gli attacchi ISOFIX sono annegati e sono solo sui posti esterni posteriori, non al centro o davanti. La disattivazione dell'airbag passeggero è optional, come il comando elettrico per la sicura bimbi. Un passeggino nel bagagliaio ci sta comodo solo in diagonale. E la qualità? E beh, come cura costruttiva da una Volvo ci si aspetta molto e anche la V40 da questo punto di vista non delude. Tutti i materiali, sia quelli morbidi che quelli più rigidi, danno l'idea di essere robusti. I sedili sono davvero ben studiati come forma, imbottitura e quantità di regolazioni. E la strumentazione digitale è molto rilassante. Lo spazio dietro la console centrale è comodo per appoggiare gli oggetti che si usano tutti i giorni. Peccato però che l'appoggio per il piede sinistro sia un po' stretto. È ben accessoriata. La V40 è una macchina che si può equipaggiare davvero bene, anche con gadget particolari come un televisore digitale terrestre da circa 800 euro. Ma molti dispositivi sono a pagamento anche sugli allestimenti più ricchi. Vi faccio solo qualche esempio. Il clima automatico bizona e il cassetto portaoggetti refrigerato non sono sempre di serie, così come il bracciolo anteriore scorrevole, i comandi al volante, la telecamera posteriore, i sensori di parcheggio o il navigatore. Come funziona il navigatore? La schermata principale è molto chiara e anche i menu sono facili da navigare. I comandi invece qualche difficoltà in più la creano rispetto agli infotainment più moderni. Si fa quasi tutto con due grandi manopole, ma per le funzioni principali ci sono anche dei pulsanti che sono piccoli. Sono attorno alla tastiera numerica per i preferiti della radio e per il telefono, ma ormai nessuno comporrebbe più il numero per fare una chiamata, no? Ci sono comunque i comandi vocali, ma non la compatibilità con gli smartphone Android Auto e Apple CarPlay. E l'impianto Hi-Fi ha un'ottima qualità audio, sia per la musica che per la connessione Bluetooth. In città come va? Con il 2000 turbo diesel di questa prova, da 120 cavalli e 280 Nm, c'è tanta dolcezza di funzionamento, per cui nel traffico a bassa velocità si viaggia bene, senza strattoni, anche tenendo le marce alte, la frizione non è troppo pesante, si regola bene e le sospensioni sono morbide e assorbono senza problemi anche le buche peggiori. La visibilità davanti è buona, anche di lato, perché i montanti e la linea di cintura fanno percepire bene gli ingombri della carrozzeria. Dietro invece i montanti sono molto larghi e i poggiatesta stringono tanto la visuale, per cui il movimento non è un grosso problema, anche perché lo specchietto retrovisore è senza cornice e aumenta la visibilità, mentre in manovra, rinunciando ai sensori e alla telecamera, parcheggiare è un po' duro. È bella da guidare? L'assetto di questa versione D2 è da 17 pollici, con gomme 205/50 ed è molto progressivo sugli asfalti rotti, sulle strade irregolari, ed è anche silenzioso a livello di scuotimento delle sospensioni, però è poco preciso, poco dinamico nella guida impegnata. Lo sterzo è consistente,
non tanto diretto, e con questo assetto si alleggerisce anche un po' troppo sotto carico in curva. Mentre il cambio è molto solido, come anche il motore, nel senso che ha tanta spinta in basso e nella zona centrale del contagiri, e poi in alto, quando perde di prestazioni, lo fa progressivamente e rimane sempre silenzioso. Quanto consuma? In città, con traffico, farete 11-12 km con un litro. Fuori città invece tra i 19 e i 15, a seconda che guidiate con uno stile tranquillo oppure per divertirvi un po', mentre molto buono il risultato a velocità costante sulle statali intorno ai 100 all'ora, perché si superano i 25 km con un litro. In autostrada si fanno 21 con un litro, per una media generale di 18 km con un litro, circa 5,5 litri su 100 km. Quanto costa? Il listino della V40 parte da poco più di 23.000 euro per i motori a benzina e da meno di 24.500 euro per i diesel, che sono tutti 2.000 di cilindrata con potenze di 120, 150 e 190 cavalli. A parità di motorizzazione, il cambio automatico costa oltre 2.000 euro in più. Difetti? Come abbiamo visto, non è una delle 5 porte più spaziose che ci siano, e poi dovrebbe essere equipaggiata meglio considerando l'attenzione di Volvo per la sicurezza e il comfort. Per esempio, il cruise control non è sempre compreso nel prezzo, come il sensore di angolo cieco laterale, quello che legge i segnali stradali e il mantenitore automatico della corsia. Qual è la versione migliore? Il diesel D2 di questa prova consuma poco, ma se volete più prestazioni, la versione D3 da 150 cavalli è più in linea con quello che ci si aspetta da una Volvo. Stesso discorso per il cambio automatico, anche se il manuale è un buon comando. Da scegliere in ogni caso l'optional delle sospensioni sportive, perché non sono troppo scomode, ma sono decisamente più divertenti dell'assetto di serie. Tra i benzina, starei sul 2000 T4 da 190 cavalli. La consiglieresti? Tra le cosiddette compatte premium, quelle con qualcosa in più in termini di design, finiture, accessori, eccetera, la V40 dalla sua ha il fascino di un marchio come Volvo, quindi con i tipici punti di forza come sicurezza, tecnologia, comodità, guidabilità, eccetera, e con un'immagine giovanile ma sempre non appariscente. Quindi può fare al caso vostro se non vi serve troppo spazio, soprattutto se guidate spesso per tante ore o fate molti chilometri per lavoro. Le concorrenti della V40 di cui stavamo parlando prima sono l'Audi A3, la BMW Serie 1 e la Mercedes Classe A. O in alternativa anche l'Alfa Romeo Giulietta e la Mazda 3 hanno un'impostazione più ricercata della maggior parte delle 5 porte di queste dimensioni e prezzo. Fatevi un'idea più precisa con il nostro Trovauto, dove avrete tutte le notizie, le prove e il listino. E non dimenticatevi di seguirci anche su Twitter e Instagram, mettere mi piace sulla nostra pagina Facebook e iscrivervi al nostro canale YouTube.